Sulle note dell'integrazione, questo è il titolo dell'evento di scena al parco dedicato agli oparziali di Atripard, un'iniziativa promossa dal Centro Aprea e dallo Studio Dentistico San Sabino di Sabino Aquino, mirata a sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'emergenza sociale e l'abbattimento delle barriere per i diversamente abili. Sul palco si sono esibiti i sognatori, presentati da Leonardo Piscitelli nei giardini adiacenti, il karaoke di Antonio Novacco. Alla serata ha partecipato anche una delegazione dell'US Avellino, l'impegno nel sociale della società Biancoverde, sottolineato dal direttore sportivo Enzo De Vitto. Quando si parla dei temi dell'integrazione e dell'inclusione, i sognatori sono sempre in prima fila, perché è proprio il messaggio che noi cerchiamo di dare. Il messaggio dell'inclusione è il messaggio di far vedere le persone per le loro abilità, e quindi questa sera, vedendoli suonare, si cancellerà la disabilità, la carrozzina, la disabilità psichica, e quelli che vedremo saranno dei veri e propri musicisti. Si esibiranno dei musicisti che ogni giorno fanno le prove e hanno il coraggio di esibirsi. Tra l'altro, i sognatori, nonostante le tante difficoltà provocate anche dalla pandemia, vanno avanti e conquistano sempre di più piazze e teatri, soprattutto il cuore della gente. Sì, certo, perché la mission nostra è proprio quella di farci vedere e far capire alle persone che bisogna avere un occhio diverso, nel senso di vedere le persone per quello che sono, per quello che sono capaci di fare. Quindi non dobbiamo essere noi a dire a una persona questo lo puoi fare e questo no. Dobbiamo dare la giusta possibilità ad ognuno, ed è questo quello che ci distingue, che ogni persona ha la capacità di esprimersi senza escludere nessuno. Sabino Aquino, un pensiero speciale va a Elio Parziale, sì, che è dedicato a questo parco e a queste iniziative. Mio cognato, direttore didattico, che è, diciamo, ha basato tutto il suo volere proprio sull'integrazione. Infatti lui la sua scuola era impregnata proprio su questo, cioè l'integrazione. Non esistevano disuguaglianze, differenze sociali, e quindi noi seguiamo quello che è stato il suo pensiero, e spero di continuare anno dopo anno a esaudire il suo volere. A proposito dei sognatori, il suo sogno qual è? A proposito di integrazione, di mission legata al sociale. Vabbè, il mio sogno è vedere i sognatori e suonare per l'Avellino che va in Serie B e poi in Serie A. Quindi chi gliela dà questa forza di essere sempre così energico, di trovare sempre spunti interessanti, di trovare anche ospiti importanti, tra virgolette, per trasmettere emozioni irripetibili alle platee di ogni tipo? Diciamo, dobbiamo andare indietro negli anni. Io ho vissuto tanti anni nell'Azione Cattolica con Don Raffaele Aquino, che mi ha insegnato tanti sacrifici, che con i sacrifici si va avanti nella vita. Quindi, diciamo, poiché io ho fatto sacrifici e con l'aiuto anche di San Sabino, io sono riuscito a raggiungere delle vette che erano impensabili cioè negli anni passati, che potevo raggiungere dei risultati così belli. E quindi, diciamo, proprio questo è un treno che della mia vita, che sta migliorando. Da prima c'era l'Express, adesso ci sta la Freccia Rossa, e quindi cerchiamo di andare sempre più avanti, sempre non dimenticandoci mai di quelli che sono poi le persone che ci danno la forza anche di andare avanti anche a noi. E il sogno della Presidente, invece, visto che c'è tra i sognatori, qual è? E di avere un mondo dove una persona diversamente abile non deve chiedere: io posso accedere a questa struttura, posso venire, perché parlo per un'esperienza vissuta anche quando andiamo al mare, e che la vera integrazione sia quando io liberamente posso scegliere il luogo e il posto dove andare. Che anni sono stati per i sognatori, considerando anche la pandemia? Diciamo che purtroppo le persone che hanno più subito la pandemia sono proprio le persone che comunque hanno bisogno di partecipare a dei centri di aggregazione, perché ahimè sono gli unici posti dove loro possono frequentare liberamente, non è che li vediamo per il corso o in qualche pizzeria. Quindi purtroppo quando c'è qualcuno che deve organizzare la tua vita, quindi ci sono dei posti dove tu vai e frequenti, poi quando questi posti vengono chiusi purtroppo si aggrava ancora di più il fatto di stare a casa, il fatto della pandemia, e quindi i ragazzi sono quelli che hanno pagato di più il prezzo più caro. Per fortuna adesso comunque ci stiamo riprendendo, anche il fatto delle uscite, stasera è una bellissima occasione per loro, perché ci danno la carica, le serate danno comunque la carica giusta, quando ti esibisci è la...
si esprimono e quindi la carica giusta per andare avanti. Qual è il messaggio anche del dottor Aquino, considerando anche i tempi difficili un po' per tutti? Proprio per questo bisogna tutti, con la carica che ognuno ha come esempio, anche nelle persone che ci hanno insegnato tante cose, quello di non demoralizzarci mai e quindi di sfruttare adesso questo momento che ci ha fatto capire le difficoltà che abbiamo avuto col Covid, che non abbiamo nulla da perdere, abbiamo tutto da guadagnare adesso. Ci sono stati anche gli effetti della guerra in Ucraina, che tra l'altro lei ha seguito con molta attenzione, proprio perché è amico di alcuni protagonisti dell'emergenza. Donaldio, sì, mio carissimo amico che sta combattendo non dal punto di vista con le armi, ma combatte perché lui è un medico, combatte proprio in prima linea ad aiutare quelli che sono le vittime e quelli che sono le vittime di questa guerra. E quindi anche un saluto va anche ad Anthony e a tutti quelli che, cioè i veri medici che lavorano in prima linea. Il centro Aprea si è aperto anche alla danza, perché sì, certo, ultimamente abbiamo avuto il piacere di ospitare i viandanti di Montenegro. Sì, è una bellissima iniziativa, perché comunque diciamo che sappiamo benissimo che la musica, la danza sono gli strumenti che abbattono le differenze, fanno superare le difficoltà e ci uniscono. E quindi sono lo strumento giusto proprio per unire le differenze e renderci partecipi in una società che tende ad escludersi e a chiudersi in se stessi. Tempo di vacanza, siamo in estate, ma l'impegno è sociale, non va mai sotto l'ombrellone, possiamo dire. No, diciamo che noi abbiamo fatto una bellissima vacanza a Pesca. Questo lo so, per questo c'era la domanda. Abbiamo fatto una bellissima vacanza a Peschici, e siamo stati un gruppo di 45 persone e prima parlavo dell'accessibilità, perché abbiamo avuto solo i primi giorni delle difficoltà, però che devo dire la verità, il villaggio subito si è adeguato a quello che è la mia richiesta. E oggi possiamo dire che la spiaggia di Peschici ha la pedana che arriva fino a tutta la spiaggia, la pedana per l'accessibilità, e questa per noi è stata una soddisfazione, perché è stata accolta la richiesta e abbiamo lasciato comunque un segno in quella spiaggia. Bene, un'ultima domanda al dottor Aquino è anche questa: l'impegno nel sociale è anche abbattere le barriere sia mentali ma anche strutturali, come diceva prima. Sì, infatti diciamo nel mio studio e penso di tanti altri studi sono abbattute tutte queste barriere, perché diciamo oggi nel 2022 non possiamo avere barriere nei confronti di chi è diversamente abile, di chi poi anche come anche altri nell'anzianità hanno tante difficoltà che non noi dobbiamo evitare, quindi questo è un messaggio che vale a tutta la categoria e spero che riusciamo in questo intento. De Vito, la società dell'Oest Avellino è impegnata anche nelle partite del sociale, questa sera alla Teparda per un'iniziativa che è legata molto all'integrazione. Assolutamente, è qualcosa di importante che esula dal ruolo che rivesto e rivestiamo. Quindi è soltanto per noi onore e piacere essere presenti a questa iniziativa. E quindi siamo stati chiamati tranquillamente e davvero con tanto onore siamo qui come presenza, ma proprio per la partecipazione fattiva, non soltanto perché si possa terminare stasera quello che questi ragazzi fanno. Quindi ci auguriamo che nel tempo possano ripetersi queste iniziative, queste serate. Tra l'altro, anche vedendo questi primi giorni di ritiro, c'è un programma che è anche uno spessore umano con vari appuntamenti importanti nel sociale. No, assolutamente, la proprietà quest'anno, al di là del campo, al di là delle nostre responsabilità tecniche, ha dato un segnale, quello dell'appartenenza. Quindi noi siamo consapevoli che il calcio va a chiudersi una partita di calcio. Però oltre questo no, dobbiamo pensare alle iniziative, dobbiamo stare vicino alle persone che hanno bisogno, e in questo caso a queste bellissime iniziative che risaltano proprio la volontà di queste persone che, tra virgolette, svolgono queste attività ludiche e nonostante abbiano qualche problema. Parco Parziale di Teparda, un'altra grande sorpresa per mercoledì prossimo, uno spettacolo da non perdere. Cosa porterete alla platea? Allora, porteremo una rivisitazione, un recital omaggio dedicato al grande Edoardo De Filippo insieme al principe della risata Totò.
Certo, è una bella sfida, voglio dire. Una bella sfida. Abbiamo toccare pensato. Due mostri sacri della commedia. È vero. Abbiamo pensato di celebrare un'amicizia che è stata per una vita, lunga una vita, tra musica, cinema e teatro. Ci saranno degli interventi di delle più belle opere teatrali, ci saranno delle più belle canzoni napoletane, scelte durante il percorso della loro vita stessa. Come nasce questo duo intanto? Ma il nostro duo musicale è un duo musicale e nella vita. Ah, wow, nasce... questa è bello, capito? Perché sai che fa anche lavoriamo, sì, lavoriamo da più di 10 anni insieme, e quindi contemporaneamente nella vita e nella musica. E quindi io mi dedico all'attività di soprano e di docente di canto e anche attrice, perché all'attivo ho partecipato anche come attrice a Fiction su Enrico Caruso, andata in onda su Rai 1 un po' di tempo fa, e mio marito Giuseppe Musto. Giovanissimi, cioè, grazie, grazie. Complimenti, tra l'altro. Troppo buono. No, troppo ma figurati, buono. Principe dagli occhi azzurri, lei è bellissima, con Totò e Edoardo, cioè voglio dire, qual è il feeling? Ma il feeling, ovviamente, essendo un soprano, il feeling con la recitazione c'è sempre stato. E infatti reciterò alcune chicche anche di Filomena Marturano, grande capolavoro di Edoardo dedicato alla sorella Titina De Filippo. Ma anche il bellissimo monologo del caffè da questi fantasmi. Sì, sì. Sarà bello, ci divertiremo. Sarà bello. E poi ovviamente lo legheremo con delle chiavi musicali di Armando Trovajoli, perché ci sono dei brani molto particolari di Trovajoli dedicati alla filmografia di Totò e anche di Edoardo De Filippo. Certo, già state catturando l'attenzione e la curiosità dei tanti amici che abbiamo in visione per questa intervista, e tra l'altro la vostra presenza è anche da sottolineare come grande impegno per il sociale, perché poi le iniziative che promuove il dottor Aquino hanno questo tipo di obiettivo. Esatto. Sì. Quindi siamo fieri di questo progetto, siamo fieri di esserne parte nella musica e insomma nella rivisitazione di opere teatrali. E... Ma tra l'altro è un progetto che abbiamo portato in diversi teatri e anche in diversi festival già importanti come Capri nel 2014. Abbiamo soltanto un po' rivisitato, aggiornato e cambiato un po' anche le figure musicali e professionali. Bene. Quindi adesso ci regalate una chicca per i nostri amici del spettatori, se possiamo così, giusto uno spoiler, un'anteprima di pochi accennare secondi. Accennare qualcosina di pochi secondi. Tu come imparato a fa che chi mi viene a di io te vorrei avversare io pur t'annata con me che t'ha gerita fa sono innamorata di te. E poi il resto il principe prossima. Il principe non si sbilancia. Ma io sono pianista, violinista, io accompagno. Tutto da scoprire. L'appuntamento allora è per mercoledì. Esatto, al parco parziale mercoledì 27 luglio. Sì. Vi raccomando, assolutamente vi aspettiamo. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao.